Oltre 300 tra giornalisti ed esperti si riverseranno in Calabria per degustare e analizzare vini provenienti da oltre 50 paesi del mondo. È stato ufficialmente presentato in cittadella regionale il programma del Concours Mondial de Bruxelles, che per la sua edizione 2022 si terrà a Rende dal 19 al 22 maggio. Il prestigioso evento coinvolgerà tutte le province calabresi, che saranno raccontate come luoghi d'eccellenza per il settore vitivinicolo. Noi abbiamo un settore molto importante, al Vinitaly. Abbiamo verificato quanta ricchezza ci sia nelle aziende di produzione calabrese e in sostanza è necessario però inserire questa capacità di produrre prodotti di buona qualità in un contesto di distribuzione nazionale e sovranazionale. Eventi come questi servono appunto a realizzare questo obiettivo. Quindi complimenti all'assessore Gallo, che sta dirigendo il suo dipartimento con grande esperienza e con grande perizia. Non lasceremo nessuna provincia indietro, perché noi vogliamo, attraverso questa iniziativa, promuovere naturalmente il nostro settore vitivinicolo, i nostri migliori vini, ma vogliamo promuovere soprattutto il prodotto territorio. Vogliamo fare in modo che questa Calabria, con le sue enormi potenzialità, le sue grandi bellezze, venga conosciuta e si presenti a questi 300 giornalisti provenienti da tutto il mondo col suo abito migliore. Spetta poi a noi, speriamo di aver fatto un buon lavoro, averla presentata con quest'abito, a coloro i quali lavoreranno e saranno impegnati in questi giorni a fare in modo che questi giornalisti, poi tornati a casa, scrivano della Calabria dicendo la verità.